Sono le ultime ore utili per votare in Francia, dove 48 milioni di aventi diritto sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, con la grande incognita dell'astensione. Alle 15 l'affluenza era del 65%, in calo di più di 4 punti rispetto al 2017. Un risultato parziale che conferma la tendenza delle ultime tre elezioni, con un'astensione in continuo aumento. Alcuni elettori però sottolineano l'importanza del gesto civico. Votare è importante, dice questo elettore, soprattutto nel contesto attuale. Votiamo e vedremo come andranno le cose. Bisogna votare anche se si è indecisi, anche a costo di votare scheda bianca per mandare un segnale. I seggi restano aperti fino alle 19 in Francia e fino alle 20 nelle grandi città. Alle 20 sono attese anche le prime stime parziali, che potrebbero già indicare i due candidati che si sfideranno al ballottaggio il 24 aprile.